Nel 1999 Papa Wojtyła ufficiò la messa per festeggiare il millenario della sua fondazione. Il portico, in stile gotico romano, è realizzato con la pietra bianca del Conero. La cattedrale vanta una delle più antiche cupole d'Italia. Nella cripta delle lacrime si trovano le reliquie di Giacomo Minore, uno dei 12 apostoli. Mentre nella cripta dei protettori è custodito il corpo di San Ciriaco, già vescovo di Gerusalemme. Nel transetto il dipinto La Regina di tutti i Santi. Pare che la Madonna abbia aperto gli occhi la sera del 25 giugno 1796. Napoleone Bonaparte volle vedere personalmente il dipinto. Si racconta che, dopo quella visita, restituì tutti gli oggetti depredati durante la conquista di Ancona. Splendido il panorama che si può godere dal piazzale antistante, sul mare e sul porto.